il mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi è il primo aprile, quindi scherzetto, volevo fare la solita cosina che ho visto si fa su YouTube tipo il primo aprile, tipo ah basta non ce la faccio più, chiudo il canale. Però ho detto boh no, l'hanno già fatta tutti, non ha senso, quindi che scherzo facciamo per il primo aprile? E allora abbiamo deciso di fare uno scherzetto alla nostra Ginetta. Ovvero la catapulteremo da Aberration a Arc Extinction. Ebbene sì, perché uno, cioè Ginetta poverina, è pallida pallida, ha bisogno di prendere un po' di luce. Cioè su Aberration è sempre buio, siamo sottoterra, tutto cerca sempre di ucciderci e Ginetta poverina non ce la fa più. Quindi andiamo a prenderci un po' di sole su Extinction. E due, perché appunto volevo vedere Extinction, cioè è una mappa che non abbiamo mai visto e quindi volevo un pochino esplorarla. Quindi vai Ginetta, vediamo da dove cominciare. Ovviamente ci facciamo il solito giro delle varie mappe morendo un pochino ovunque, perché Ginetta facciamo il download senza tipo nessun tipo di arma, nessun tipo di protezione, nessun tipo di bestiolina. E quindi ci faremo un bel giretto tra le varie parti di Extinction e vediamo un pochino come va. Ci moriremo ogni 3x2, però nel senso fa parte del gioco. Allora, direi di partire dalle zone raccomandate, quindi quelle, immagino, di livello più basso, e vediamo come va. Oh, Extinction, siamo qui, preparati. Oh, finalmente la luce del sole, Ginetta, non sei contenta? Guarda, un tapejara, così tanto per iniziare bene. Oh, che finalmente, sempre la desolazione assoluta, perché a Ginetta non gliene va mai bene una, povera Crista. Però, no, che bello, avevo visto solo i gameplay su YouTube di Extinction. Mi piace, sarà che finalmente non siamo sottoterra? Ma mi piace assai. Finalmente la luce del giorno. Ah, beh, ci sono i robot, è vero, mi ero dimenticata che su Extinction ci sono i robot. Oh, ci sono anche i lampioni, ma che carini. Sento rumori. Cos'è? Cos'è sto rumore? Ma ci sono i terremoti anche su Extinction? No. Boh. Sentivo rumori strani. Sembrava quasi un terremoto. Cos'è? Un dilo? No, dai dilo. Non moriamoci subito attaccati dai dilo. No, che figo. Mi voglio fare una base qua. Assolutissimamente noi ci faremo una base qui. No, no, aspetta, lì c'è il dilo. Allora, su Extinction ci dovrebbero essere anche le creature corrotte, che se non sbaglio, se non ricordo male, sono più forti della loro controparte non corrotta e soprattutto sono anche più cattive. Cioè, tipo, anche gli erbivori, i corrotti in teoria ci attaccano, a differenza della loro, appunto, controparte non corrotta. Oh, aspetta, che qua ci cadiamo di sotto, ci moriamo tantissimo. Anche qui vedo che ci sono un po' di parti tipo sotterranee. Quindi delle parti al buio comunque ci sono, ma Ginetta non ne può più, quindi no, resteremo all'aperto, alla luce del sole in superficie, penso. Ah, come prima cosa non mi dispiacerebbe prendere un optero per poter girare in maniera un po' più tranquilla. Tu sei corrotto? No, non è corrotto perché non ci attacca. E se ne va giù, ciao. No, io non mi tuffo. Oddio, potremmo anche tuffarci. Cioè, per carità, nessuno ce lo vieta. Però no, dai, prima di morirci male giriamo poco. Oh, che bellini questi fiorellini. Ovviamente ci danno sempre la stessa roba. Ma perché io su ogni mappa mi illudo che oh, c'è una pianta diversa, quindi ci darà cose diverse. No, ci danno sempre la stessa roba, che non è molto normale, ma non importa. Oh, ma mi piace moltissimo. Cioè, ci sono le aiuole, davvero. Ma sono troppo carine. E noi possiamo deturpare le aiuole, il suolo pubblico? Sì, possiamo deturparlo, perfetto. Ah, Ginetta ci sta già morendo di sete. Lì ho visto roba che vola. Penso che mi voglia male. Quindi noi ci buttiamo in acqua. Di qua c'è acqua? No, non c'è acqua. Però c'è gente che si picchia. Aspetta che ho visto cascate. Laggiù c'è acqua. Laggiù c'è acqua. Aspetta poco, Ginetta. No, dai, ma siamo appena spawnate. Non possiamo morirci di sete. È una tristezza incredibile. No, che brutto. Mi posso buttare da qui? No, neanche qui c'è acqua. È laggiù l'acqua, io come ci arrivo? Ginetta, non mi svenire adesso, ti prego. Ti prego, non svenirci ora. Lì. Peta. Ok, dai, non volevo andare giù di sotto, però mi sa che dovremmo farlo, perché appunto Ginetta non ce la fa. Qui ci scantiamo. Aiuto!
Super tuffo, mamma mia, mezzo ai castori. Aspetta, attenzione. Ah, ok. Siamo sopravvissuti al mega tuffo. Ciao castori. Ma sono corrotti. Sono corrotti, quindi mi attaccano. Aspetta. Tu sei corrotto. No, però non vedo che non mi attaccano, quindi forse non sono corrotti. Salve. Aspetta. È ferma? È morta questa cosa? Sì. È un'unità. Cos'è? Un'unità di difesa? Com'è che la chiamavo? Sì, unità di difesa. È morta. Posso farci qualcosa? Ah! No, mi posso solo fare male. Però raccogliamo roba. Oh! Rottame metallico, circuiteria e petrolio. Là ce n'è uno vivo che vedo se la sta prendendo coi castori. Ma poveri castori. Guarda la tecnologia come uccide la natura. E niente, Ginetta, 5 secondi in superficie, siamo tornati sottoterra. Mi dispiace, è il tuo destino. Cioè, il tuo destino è rimanere pallida, tipo cadaverino. E non vedere mai la luce del sole, ma mi dispiace, che tristezza. Oh, ciao. Mi piace vedere come sclerano male i mesopitechi. Ciao, tu sei corrotto? No, non mi è corrotto, ok. No, non ci sono tante creature corrotte, però. Speravo di vederne qualcuna. Beh, per carità, ci ammazzano in mezzo secondo, però ero curiosa. Ti è piaciuto lo scherzetto, Ginetta? Ti abbiamo illuso di andare in superficie per mezzo secondo e poi niente. Ma poverina. Altra cosa, se ricordo bene, là c'è roba che vola, non mi ricordo se ci attacca. E dovremmo poterci costruire dei robot su questa mappa, che è una cosa che vorrei fare tipo subito. Cioè, ovviamente non subito perché non possiamo. Ecco qua. Aspetta. Allora, qui in teoria sì, ci possiamo costruire roba. Ecco, io vorrei questo. Vorrei un esecutore disassemblato, va bene? Ce lo dobbiamo costruire tipo Lego. Cosa serve? Serve di tutto. Ma serve lingotti di metallo e che cribbio. No, niente, dobbiamo prima farci la fornace. Dannazione. Cosa? Qualcosa ha fatto un verso terribile. Ma scusa, quando io sono passata qua sopra? Cos'è che ha fatto quel verso? Sembrava roba brutta che voleva attaccarci e farci male. No, forse no. Niente, forse no. No, se io e Ginetta siamo ancora un attimino scosse da Aberration, dove tutto ti vuole uccidere appena ti vede, quindi ci dobbiamo un attimo riabituare. Di nuovo disidratati. Porca miseria, ma fa davvero così caldo qui? Beh, ora non per dire, io però vorrei cambiare zona, quindi se qualcosa volesse gentilmente ucciderci, io vorrei spawnare in un'altra zona della mappa, così. Aia! Ecco, manco detto, cos'è? Ah, no. Cioè, volevo qualcos'altro, tipo un raptor, non gli insetti. Cioè, è un po' triste se ci facciamo uccidere dagli insetti. Aspetta, è là che ti prendo a cazzotti. Guarda che ti prendo a cazzotti. Ah, sono tanti, no, stavo scherzando, non vi prendo a cazzotti. Vai Ginetta, dai che ci sei quasi, bevi. Cioè, prima di morirci malamente di sete, volevo girare ancora un pochino e farci, appunto, magari mangiucchiare da qualche creatura decente. Cioè, nel senso, ripeto, morire assediata dagli insetti non mi sembra una morte onorevole. Magari un raptor, cose del genere. Oh, ci sono un sacco di cose super luminose come su Aberration, però questa cosa mi piace. E quello cos'è? Non è quello di prima. Forse... oddio. Mi devo informare meglio, dico la verità, perché volevo assolutamente andare su Extinction e non ho fatto in tempo a informarmi, a prepararmi su niente. Ho solo qualche vago ricordo di gameplay visti su YouTube. Quello, se non sbaglio... Allora, non mi ricordo, questo forse non ci attacca, a meno che non lo attacchiamo noi. Ed è lo stesso robot che ci possiamo costruire. È molto carino, sembra un alien. Ciao. Tu mi odi? No, non mi odia, perfetto. Che carino creature finalmente che non ci odiano su qualche mappa ogni tanto. Come torniamo in superficie? No, niente, ci dobbiamo morire per forza. Proviamo a seguire il corso del fiume.
Ma guarda che bello, ma mi piacciono le ambientazioni di sta mappa, mi piacciono molto. Non sono le solite di Ark, a parte Aberration, però se consideriamo le prime mappe, che erano un pochino più selvagge, io di solito apprezzo molto quelle, cioè le mappe con vecchio stile, tipo di Island, di Center. Però dico la verità, anche questa non mi dispiace. Cioè mappe troppo elaborate tipo Genesis, mi fanno un pochino storcere il nasino. Perché boh, mi sembra un po' troppo, un po' tutto esagerato e non mi sembra il caso. Però Extinction dirò, per ora non sembra male. Su Genesis, dico la verità, non so se ci andremo mai. Cioè, lo confesso, non è una mappa che per me è molto allettante, ecco. Cioè, c'è troppa roba strana, siamo troppo lontani dalle origini. Aspetta che qua c'è una bestia che è morta in maniera assurda. Cos'è un Ichthyornis? È un Ichthyornis? Tesoro, io non so chi ti abbia ammazzato, ma chiunque sia stato ha fatto molto bene. È tipo morto impagliato, è in posa. Ma guardalo, ma ti sembra? E vabbè, la tenerezza. Oh, c'è anche un castorino morto qui, no, che tristitudine. Però per l'Ichthyornis non mi dispiace proprio per niente. Ma ci sono anche i dodo corrotti? Cioè tipo c'è il rischio che io venga attaccata da un dodo? Forse no. Però sarebbe bellissimo. Cioè se esistessero i dodo corrotti che ti attaccano sarebbe qualcosa di spettacolare e meraviglioso. Allora, queste cose invece che girano, cosa sono, tipo sentinelle? Però non mi sembra che mi attaccate. No, non mi attaccano. Non mi attaccano, però girano. Ma considerato che tipo è tutto distrutto qua, com'è che fanno sti robot senza la manutenzione umana a continuare a vagare? Maledette mosche, maledetti insetti, vi odio tantissimo. Cioè, funzionano tipo a energia solare? E quindi continuano ad andare in eterno finché non si rompe qualche componente. Ah, finalmente siamo tornati alla luce del sole. Mi sembra laggiù di vedere uno stego corrotto. Aspetta che voglio andare a farmi uccidere da uno stego corrotto. Sta mappa è tipo semidesertica. Bella. Cos'è quella roba viola laggiù? Guarda lo stego corrotto. Aspetta, stego, vengo a farmi uccidere da te, te lo prometto, se non mi ammazza qualcosa prima. Ma voglio andare a vedere che cos'è quella roba viola. Ma c'è un raptor corrotto super cattivo. No, non puoi essere già disidratata, Ginetta Cribbio. Fammi almeno arrivare a queste cose viola. Che cosa sono? Cos'è? Ma cos'è sta roba? Oh mio Dio, è inquietante. E mi ricorda molto Aberration. Ciao. Ah, sono dei nodi di qualcosa. Ma posso interagirci io? Oh, cosa? Cioè, si è sentita una musichetta stranissima come mi sono avvicinata. Stanno matura. Ok. Forse sono. Queste sono le cose che fanno corrompere le bestie. Non lo so, mi devo informare. Se le prendo a pugni succede qualcosa? No, non succede niente. No, mi devo informare. Ah, lì c'è un optero corrotto. Un optero corrotto che quindi ci odia. Un optero corrotto che quindi ci odia. No, 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 ho promesso allo stego. Ho promesso la mia carne allo stego. No, 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 fermo. Dov'è lo stego? Stego! Aspetta. Perdonami, stego, io ci ho provato. Te l'avevo promesso, mi dispiace. Là arriva anche il raptor, ciao. E vabbè, niente, uccisi. E anche Dilo, qualcun altro che vuole ucciderci, va bene. Questa mappa non è per niente accogliente, anche un ragno. Va bene, ok. Povero Stego, noi gli avevamo promesso di farci ammazzare da lui, invece niente. Ok, bene. Allora, direi di uscire dai santuari. Qua vedo che c'è un sacco di Sanctuary Central, Sanctuary East, Sud-Est, Sud, Ovest. No, andiamo in qualche foresta, qui. Sì. Laggiù, mi piace. Rinasciamo in questa zona. Oh, no, ma siamo di nuovo sottoterra. Vabbè, c'è abbastanza luce, ok. Però sembra di essere su Aberration adesso. No, che tristezza. Ginetta, mi dispiace, è il tuo destino. Non posso farci niente. Cioè, qualcun altro ha deciso per te che dovevi vivere sottoterra.
Non so che dirti. Mi dispiace molto. Lì, raptor. Ok, no. Quindi, la foresta è sotto. Cos'è sto rumore? Sento rumori. Cos'è? Ah, un compi. Ciao, compi. Sei corrotto? No, non sei corrotto. Ciao, pucciolo. Ciao. Sì, scusa. No, no, no. Arrivano anche gli altri. Quando sono tanti, poi iniziano a rompere l'anima. Volevo vedere un attimino il paesaggio qui. Cioè, quindi la foresta è sottoterra. Ok, perché? Secondo quale logica la foresta è sottoterra? Cioè, ma io volevo stare in superficie. Va bene, ok. Vabbè, è comunque molto meglio di Aberration. Cioè, almeno ci sono degli alberi normali, diciamo. Siamo un po' troppo in mezzo alla vegetazione. Non ci vedo una cippa. Ora ci cadiamo di sotto da qualche parte, sono sicura. Non ci vedo niente. Ma dove cribio? Ah, ok. Porca miseria, quanti cespugli. Non si vedeva una cippa lipa. Là c'è roba che sbrilluccica. Mi piacciono le cose che sbrilluccicano. Là c'è un raptor che sbrilluccica, no? Non mi piacciono più le cose che sbrilluccicano. Stavo scherzando. Ah, siamo tornati indietro. Bene, bene. Mi piace sempre poter fare affidamento sul mio senso dell'orientamento. Ogni volta giriamo in tondo. No, qui è proprio Aberration. Vabbè, ma dai, ma mi sento un po' presa in giro. Scusate. Cioè, sono appena andata via da Aberration. Ah, i raptor sono distratti con un parasauro. Perfetto. È tutto molto Aberration e io sono molto tanto triste. Cioè, speravo in qualcosa di un pochino più... Yeah! Aia, scusa Ginetta, ti ho fatto tanto male. Aspetta. Aia. Volevo scendere, però volevo scendere in maniera un po' più delicata. No, non così. Aia, niente, ci siamo quasi morti per scendere qua. Oppalala. E la vedo. La vedo. Aspetta. C'è un gaccio. Ci sono quelle cose bellissime. Non mi ricordo come si pronuncia. Gaccia. Non lo so. Però sono molto belle. Cosa? Perché hai fatto aia? Ginetta si è lamentata, ma non ho capito cos'è che le ha fatto male. Oh, sono quei cosi bellissimi che mangiano la cacca, che ti sputano cristalli. Io ne voglio tipo 30 di quelli. No, dai, non mi dispiace. Non mi dispiace per ora sta mappa. Gli animali corrotti si potevano addomesticare, vero? Perché io vorrei tipo un esercito di bestie corrotte. Ciao! Ciao, aspetta! Oh, ma ciao, un gaccia! Ciao! Che bellino! Ma è troppo tenero! No, vabbè! La tenerezza! Poi tutto colorato! Oh! Ne voglio 30, ne voglio almeno 30 di questi. Cioè, guarda Ginetta che si sta già abbronzando. Brava Ginetta, così poi facciamo una bella sdraio, ci mettiamo un po' al sole che... Povera Crista, ha vissuto sottoterra fino ad oggi. Ma se io salgo di qua riesco a tornare in superficie? Ah, non lo so. Comunque decisamente no, non ci costruiremo la base qui. Cioè, io vorrei costruire la base dove c'è tanta luce, tanto sole. Qua per carità ci sono questi cristalli che mi sembra che siano loro a illuminare il tutto. Però se ci fosse un po' di sole diretto, ecco, sarebbe cosa gradita. Oh, guarda lì, c'è un altro gaccia. Ma gaccia si pronuncia? Non sono sicura che si pronunci gaccia, però questo è un po' più bruttino dell'altro, non so perché. Però è un po' meno carino. L'altro mi sembrava più bellino. Oh, che carino che si siede. No, vabbè, la tenerezza. Ok. E allora, io uscite per tornare... Niente, di qua non salgo. Per tornare in superficie non ne vedo. Quantomeno non raggiungibili a piedi con Ginetta. Perché stiamo andando a una lentezza esasperante. Quindi penso che ci butteremo giù da qualche parte e ci schiantiamo, così ci moriamo e spugniamo in altre zone. No dai, ma di nuovo mi attaccano le bestiacce malefiche, maledette, quante cribbio sono. Niente, ci moriamo uccisi dagli insetti, la tristezza è infinita ogni volta. Titano Mirna. Allora, va bene. Ah, aspetta, qua c'è foresta sopra. Giusto, upper, quindi è più su.
foresta più sopra, quindi mi immagino che sia una foresta all'aperto e non sottoterra di notte. Che tristezza. Però almeno si vede il cielo. Sì, si vede il cielo. No, non è notte. Siamo solo in ombra. No, 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 no. Ho detto che voglio andare alla luce del sole. Guarda, qui c'è l'obelisco. Qui c'è un obelisco che è crollato. È crollato tanto tanto, però vedo che è luminoso, quindi ancora funziona. Ci sarà qualcosa laggiù? Ma io, scusate, mi suicido malamente perché voglio cambiare zona. Cioè, mentre precipitiamo, mi guardi un attimo la mappa, Ginetta? E più o meno siamo sempre qui, no. Voglio cambiare zona. Oh, che bello il panorama prima di morire. Oh, non ci siamo morti, davvero? Vabbè, aspetta, risolviamo subito. Ci buttiamo giù anche di qua? No, troppo poco, poco alto. Ah no, 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 ce l'abbiamo fatta. Bene, bene. È bello quando i tentati suicidi vanno a buon fine. Vediamo di andare nel deserto. Mi sa che ci vediamo ancora al deserto. Una zona innevata e dopodiché selezioniamo una bella zona dove farci una base. Dove costruirci una base per poter effettivamente iniziare a giocare. Non si vede una cippa, che ore sono? Oh, sono le 10 di sera, quasi le 11. È tardino. Ho un obelisco funzionante, perfetto. E niente, allora aspettiamo un attimo qui. Aspetta, facciamo scorte di bacche, così non ci moriamo di fame. E aspettiamo che sia mattina per andarcene a zonzo per questa parte della mappa. Aspetta che vedo muovere, non capisco se sono bestie buone, cattive. Cosa siete? Cos'è quella roba lì? Oddio, non riesco a capire che cos'è quella bestia laggiù in fondo. Ok, questi sono stegosauri. Bene, perfetto, tutto chiaro. E quello che cos'è? Dannazione a me che non ho il binocolo. Oddio, ma cosa sta facendo? Sta sparando. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Questa cosa non me la posso perdere. Aspetta, anche se è notturna. Spero si veda qualcosa. Cos'è? Aspetta, senza prendere colpi che non sono destinati a me. Vabbè, qualsiasi cosa sia, mi sa che è morta. Oh, perfetto, così almeno ci possiamo avvicinare. Buongiorno, Stego. Non siete corrotti voi, no? Vi potete spostare. Grazie, così vedo un attimo cos'è sta cosa. Un velonasauro. Cos'è un velonasauro? Scusate. No, ok, il velonasauro non me lo ricordavo. Ah, posso trascinare il corpo? Sì, ma è gigantesco. Ma come facciamo a trascinare? Vabbè. Aspetta, ce lo portiamo qui, nascosto, nascosto, così non se lo mangia nessuno, che lo voglio vedere alla luce del giorno. Bene, aspettiamo mattina, ottimo. Ah, finalmente c'è luce, si vede qualcosa, e questo è il velonasauro. Però no, non è che si capisca bene come è fatta sta bestia, aspetta. Se ti lancio tipo qui... No, non si vede molto bene, è troppo morta, è troppo molto morta. Aspetta, fai vedere il musetto. È tutta spinosa. È tutta molto spinosa e ha dei dentini niente male la creaturina. Si potrà domesticare? Non lo so, ma spero di sì. Vabbè, intanto aspetta, fammi vedere se... Sì, mi posso pigliare un po' di carnina. Oh, bene. Così ci facciamo un fuocherello alla prima occasione. Ah, il paradiso dello stego, che bello. Altre bestie morte. Ma stego, ma li avete fatti fuori voi? La peppina. Bellina come zona desertica. Aspetta che vedo. Cos'era? Ho visto roba in cielo ma è sparita subito. Vabbè, non facciamoci troppo domande. Allora, per essere una zona desertica direi che è abbastanza carina. Cosa sta succedendo? Vedo raggi che vengono sparati. Ma forse sono spine. Chi sta... Stanno mitragliando qualcuno. Chi è? Chi è che mitraglia gente? Sarà un drago di roccia? Aspetta, è un drago spinoso, volevo dire. No, è un velona. Velona! Ah, è questo! È questo, aspetta, 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 che è incastrato male. Forse riusciamo a vederlo in faccia. Aia, 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 però ci fa tanto male. Dove sei? Ah, eccolo, eccolo. Aia, ma perché mi vogliono sempre tutti così male? Volevo solo vederlo in faccia. Ah, è questo. Guardalo, che brutto! Che brutto! Ah, ok, niente, ci moriamo malissimo qua. Vabbè, mi piace molto come zona. E questa bestia è veramente bruttissima e carinissima. Perfetto. Volevo giusto cambiare aria, pensa un po'.
Vabbè, direi come ultima zona della mappa vorrei vedere una zona innevata, quindi andremo a nord. Ma quella roba, cioè questa bestia qua velona qualcosa, cioè si può addomesticare perché io la vorrei. Bene, tigri in lontananza, ottimo, per fortuna sono distratte, sto congelando, sì lo so che sto congelando. Ah, cosa? Cos'è? E quello che cos'è? Aia, cosa? No, no, dai tigri, aspettate, 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 aspettate. Dai, che volevo vedere cos'è questa creaturina che vola, cos'è? No, non mi uccidete subito, fatemi... cos'è questa cosa? Ciao, no, non mi compare il nome, voglio vedere che cos'è. Un... no, non ho fatto in tempo a leggere. Però salta. Salta e va impicchiata, mi piace. Ed è morta. Va bene, perché tutte le creature carine, nuove e interessanti ci stanno morendo subito? Oh. Ah, un managar... managarmar. Aspetta, ce la faccio. Managarar... no. Un managarmr. Managarmr, ok, ok. Managarmr, perfetto. Oh, ma c'è tipo una testa di tigre. Ma è molto carino, voglio anche questo. No, che bellino. Mammut, ti puoi togliere un attimo dall'anima? Quindi c'ha le ali, lui salta e plana e poi va impicchiata. Molto bellino, molto bellino. Ok, ok. Sarà nostro, sarà nostro. Gufo delle nevi, gufo delle nevi, gufo delle nevi. Aspetta, 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 c'è un gufo delle nevi. Sta cercando di picchiare un alce, ma non ce la fa. Ciao, ora se la prenderà con noi, presumo. Ebbene sì, non importa. È un onore essere mangiati da sta creatura. Guarda che bellina che è. Oh, ciao, sei carinissima. Sei molto carina. Vediamo se riusciamo a fuggire. Non ci credo, però ci provo. Aia, 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 aia. No, niente, mi sa che ci moriamo malissimo anche qui. E decideremo di dove farci una base a questo punto. Ciao Nofa Coceri. E ciao, vabbè. Ah, mi hanno buttato di sotto, maledetti. Maledetti. E ci siamo suicidati. Ottimo, bene. Comunque, vabbè, la zona innevata è una classica zona innevata. A parte creaturine belline, stranine, non mi sembra niente di nuovo sotto il sole. Torniamo in una delle zone nel santuario, a quanto pare. Nelle zone raccomandate. E direi che ci costruiremo una base qui, alla luce del sole. Sei contenta, Ginetta? Secondo me è molto contenta. Aspetta che sento già versi brutti. So già che stiamo per morire. No, aspetta. Ci sono due robot che stanno combattendo. Cosa? Cosa? No, Carno, ma dai. Ma sono appena respawnata, devo fare l'outro. Fatemi andare. Aspetta. Meno male che era una zona raccomandata. Dai, prendetevela con qualche altra bestia, per favore. No, niente, sento ancora i passi. E i robot. E la quantità infinita di robot che ci sono lì. Riusciamo a salire qua? Sì, perfetto. No, no, mi stanno ancora seguendo. Dai, Carno. Carno. Carno, dai. Ma perché? Volevo solo fare l'altro. Uffa. E io mi butto di sotto. Ciao. Niente, continuano a seguirmi, continuo a sentire i loro passi delicati. Ah, sono qui, sono qui, sono qui, per un attimo. No, c'è un Rex, ci sono anche i Rex, non avevo ancora visto qui. Va bene, ok, niente, facciamoci ammazzare dai Carno, bello. Pesce d'aprile, Ginetta. Contenta. Proviamo in un'altra zona raccomandata. Riuscirò a fare mai l'altro per finire questo episodio e poi andare a costruirci una base per il prossimo? Non lo so, ci proviamo. Tutto bene? Qualcuno che vuole uccidermi? Così subito? No? Tapejara. Sì, però io... no. Volevo andare dove c'è luce. Ma una zona in superficie più in superficie non c'è. Cos'è? Ah, un altro di quelli... quei robot, ok, no, là ci sono i raptor. No, voglio andare in una zona più luminosa. Ciao raptor, si distraggono con il robottino. Perfetto. Oh, finalmente luce. E cioè, qui c'è solo un puccio. Oh, bellino pucciolo lui. Oh, e là c'è una sfera. Perché c'è la sfera? Non mi ricordo. Aspetta, eh. Ah, perché ci sono tipo dei biomi. Cioè, c'è tutta una zona così distrutta, però ci sono due o tre biomi qua, forse due.
Bene, molto bene, ce li andremo ad esplorare, ma non oggi. Allora, qua ho visto che c'è... Oh, un laghetto bellissimo! Allora, non so che dite voi, ma secondo me... Qui dove c'è questo laghetto e non ci sono bestie brutte che vogliono ucciderci... A me sembra un'ottima zona per farci una base. Aspetta, c'è modo di scendere da qui senza schiantarci? Forse no. Aspetta, no, potrebbe non essere un ottimo punto per fare una base, aspetta. Se trovo un punto dove scendere... Allora forse... No, allora, dove scendere no, però possiamo salire. Ci possiamo spostare tramite questi passaggi, queste vecchie strade semidistrutte. E quindi sì. Quindi direi che sì, una base potremmo anche farcela qui. Ma guarda che bellino. No, vabbè, ma mi piace moltissimo Extinction. Cioè, io di solito, ripeto, sono contro queste mappe troppo elaborate, con troppa roba tecnologica, diciamo. Cioè, preferisco un pochino più in stile di Island, agli inizi di Ark, agli arbori. Però dirò che questa non mi dispiace. Sì, mi piacciono anche queste zone tipo aiuole, con gli alberelli. Sì. Mi sa che base noi ce la facciamo qua sopra in alto, dove si spera niente voglia uccidermi. Ciao, cosa sei? Ah, sono le note dell'esploratore. Ciao, figo. Ciao. Non si legge una cippa, però. Mi fai sparire il messaggio? Tanto è illeggibile. Ok, sì, grazie. E ci sto morendo disidratato, bene. Ginetta, aspetta, ti faccio bere. Dove abbiamo visto che c'era la fontanella. Anche qui c'è acqua. Questa è acqua? No? Aspetta. Cioè, è un pavimento in vetro? No, vabbè. È fighissimo. Ok, posto per la base scelto. Ce la facciamo qua sopra. Assolutissimamente sì. Va bene, ragazzoli, allora direi che con l'esplorazione possiamo finire qui per oggi. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove faremo finalmente qualcosa di interessante. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.